Amici nerazzurri, un saluto a tutti quanti voi. È finita la stagione 12-13 e sta per iniziare, inizierà proprio dalla prossima settimana, la programmazione che ormai è un classico, la programmazione estiva di Inter Channel, che ci porterà fino all'inizio, ai primi di luglio, della nuova stagione calcistica, quella che, come ben sapete, sarà guidata da Walter Mazzari. Cosa vi propone Inter Channel? Facciamo una divisione fra quello che rivedremo, che abbiamo già visto, che vi riproporremo nell'estate, e quelle che sono invece le cose che cambieranno di giorno in giorno, di settimana in settimana. Beh, intanto partiamo da quelle che sono gli appuntamenti che ci hanno accompagnato per tutta la stagione, cioè i magazine, quindi rivedremo le più belle puntate di prima serata, di Drive Inter, del Format, degli Interclub. Ci sarà occasione di poter rivedere tutto questo, potete rivedere delle partite che sceglierete voi, state vedendo l'indirizzo dove scrivere la vostra richiesta per rivedere la gara che vi piace di più, la prima partita che avete visto quando eravate bambini, una che vi è rimasta particolarmente nel cuore, quella della prima volta allo stadio. È una rubrica fatta per voi, una sintesi a richiesta, ogni giorno ne avremo ben tre differenti chieste da voi, quindi sotto con le mail, sotto con i Twitter, sotto con i vostri messaggi per chiedere la partita che preferite. E ancora, la nostra programmazione prosegue con lo spazio dedicato agli allenamenti. Non vi faremo vedere solo gli allenamenti di questa stagione, ma siamo andati a pescare nel nostro archivio trovando immagini come queste, per esempio, di un allenamento di 5-6 anni fa. Quindi rivedremo, non so, un gran gol di Crespo in partitella, una perla di Alvaro Recoba. Torneremo indietro in tutte le stagioni e ogni giorno vi daremo alle 4:30, con poi vari passaggi nelle repliche nell'arco della giornata, un estratto di un allenamento con il suono del campo, con la voce dei protagonisti. Questo tanto per dare alcuni degli accenni. E poi le partite. Abbiamo pensato di dedicare ogni settimana a una squadra. Inizieremo con chi è stato più bravo di tutti, che ha vinto il campionato, la settimana dopo con chi è stato più bravo di tutti e ha vinto la Coppa Italia, cioè Juventus e Lazio, e magari potremo rivedere partite con un gol come questo. Chiede la distanza Cruz, parte Cruz, il suo tiro, è gol, 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 Panciarello! Il grande Panciarello. Vabbè, abbiamo parlato di quello che si è già visto, cioè le partite, le sintesi, gli allenamenti del passato, però ci sono cose nuove ogni giorno. Rimane Radio Appiano che cambia orario. Non avremo più il notiziario delle 13, ma avremo Radio Appiano che anticipa alle 15, con all'interno lo spazio sull'approfondimento dei quotidiani in edicola. Sapete che si parlerà tanto di mercato, quindi ci saranno poche notizie, non ci sono allenamenti, non ci sono verità, ci sono solo sussurri, sogni, sensazioni e quant'altro. Ci sarà lo spazio dedicato a voi, l'interazione quotidiana con i vostri messaggi, rubriche, tutto quello che accade. Ci sarà nel corso delle prossime settimane le nostre giovanili che giocano le finali del campionato, ci sono tanti accadimenti, c'è la crociera nerazzurra. Beh, insomma, all'interno di Radio Appiano ogni giorno, con un primo passaggio alle 15, poi la replica nel tardo pomeriggio e anche alla sera, affinché in qualsiasi orario nella vostra giornata possiate godere di quello che vi propone la vostra Inter ogni giorno, quello che accade nel mondo Inter. E poi gli appuntamenti con informazione, rimane ovviamente il notiziario della sera alle 19:30, l'edizione principale con tutte le repliche, e poi due appuntamenti nuovi che abbiamo collocato nel weekend. Il weekend sarà anche giornata in cui rivedremo a livello di partite le più belle gare europee dell'Inter, anche le amichevoli, perché ci sono delle amichevoli veramente molto particolari. Ricordate quando l'Inter amichevole vinse contro il Manchester, per esempio, stiamo vedendo qualche immagine. Avremo modo di vedere anche quelle partite che solitamente non si vedono mai più al di là di quel momento. Ma torniamo alle novità. Abbiamo due appuntamenti nuovi, uno curato da Nagaia Beccalossi e uno curato da Roberto Monzani. Nagaia Beccalossi ci propone un po' sulla sorta dei 105 anni di Inter, 105 di questi gol. È una classifica, una top 5, una top 10 a seconda del tema, in cui andremo a rivedere i gol più belli, un anno di un certo giocatore, di tutti i tempi, un anno di una categoria, gli attaccanti, i difensori, i gol più belli di tutta una stagione. Insomma, veramente da non perdere questo appuntamento con la storia dei gol, il momento più bello per noi tifosi della nostra Inter. E poi l'appuntamento curato da Roberto Monzani si chiama La mia Inter. Che cos'è La mia Inter? È una bellissima intervista in cui dei personaggi che hanno vissuto l'Inter raccontandola, scrittori, giornalisti, ci raccontano
quella che è stata la loro Inter nel momento in cui vivevano dall'interno. Qualcuno lo sta facendo ancora oggi, come Fabio Monti, prima firma del Corriere della Sera, ma ci saranno anche appuntamenti con personaggi che l'Inter l'hanno vissuta in passato e racconteranno dell'Inter di Recoba, dell'Inter ancora più lontana di quando erano all'interno, seguivano come inviati tutti i giorni da Piano Gentile negli stadi. Insomma, un appuntamento con la storia dell'Inter vista da chi l'Inter l'ha raccontata e ce l'ha raccontata per tanti anni. Insomma, queste sono un po' le novità della nostra programmazione, quindi non vedrete mai la stessa partita se non più di una volta nell'arco della giornata, ogni giorno una diversa dall'altra, le sintesi le chiedete voi, rivedremo gli allenamenti del passato, avremo l'appuntamento del notiziario ogni giorno, Radio Piano che cambia formula con tutta l'attualità, due format settimanali curati da Beccalossi e Monzani, questo tutto fino a quando incomincerà il ritiro. E poi, per quando incomincerà il ritiro, beh, ci ritroveremo e vi dirò che cosa vi aspetta. Ciao a tutti. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...